sit beside you while you're going on about your simple life. Nothing left you thinking that maybe you're not different. Buongiorno, bentornati in questo nuovo video. Sono le 10 del mattino, io sono già pronta, anzi questa maglietta qua l'ho presa al mercato perché sono andata a cambiare quella camicia, camicia in ecopelle che avevo preso insieme al pantalone azzurro, non so se vi ricordate, però sono sincera, non mi piaceva, non mi faceva impazzire e quindi sono andata a cambiarla perché per tenere una cosa nell'armadio e non utilizzarla, ho preferito cambiarla. E ho preso questa maglietta un pochino lunga, con le maniche fatte così, con modelli un pochino larghi. E niente, l'ho cambiata con questa. Ho preparato il mio borsone di crochet, ma in realtà dentro ci sono tutte le cose delle unghie, perché devo andare ad aggiustare un'unghia a Giorgia, perché l'altro giorno ho fatto le unghie appunto a Giorgia, perché erano giorni che mi stressava. Quando mi fai le unghie? Quando mi fai le unghie? Allora, un giorno mi sono messa lì e le ho fatto le unghie, però sono passati più o meno 10 giorni e ha rotto un'unghia. Quindi niente, le aggiusto l'unghia e poi più tardi devo andare a fare alcune commissioni. Comunque, a proposito di prodotti di unghie, mi sto trovando benissimo con Passione Unghie, perché molti di voi me l'hanno chiesto, però io all'inizio subito non vi do magari dei pareri perché preferisco provare le cose almeno per un paio di volte e poi dopo vi dico cosa ne penso. E ho provato questo qua, l'HD Baby Boomer base. E ve lo straconsiglio, secondo me questo qua è un prodotto da avere se fate semi permanente, perché riuscite a ricostruire l'unghia, se per caso rompete, non so, un angolino, oppure volete semplicemente aggiustare l'unghia, questo qua è fantastico. Io mi sono ricostruita un'unghia con le cartine, e ce l'ho già da un bel po', perché si era rotto un angolino, avevo sbattuto contro qualcosa, adesso non mi ricordo, si era rotto un angolo e sono riuscita a ricostruire perfettamente l'angolino e ha tenuto benissimo, quindi mi sto trovando veramente bene, non per fare chissà quali allungamenti, però per aggiustare un pochino le unghie o allungarle leggermente, fantastico, ve lo consiglio. Mi sono trovata bene con tutto, quindi per adesso anche con la lampada mi sto trovando benissimo, perché con il semipermanente asciuga in 30 secondi, quindi ci metto veramente pochissimo e niente, mi sto trovando molto bene. Nulla, stamattina devo fare un pochino di commissioni. E volevo anche passare in un negozio che c'è qua dove abito io, è una libreria in realtà, che però vende anche alcuni prodotti tipo le lampade di sale, prodotti di puro bio, e li ha messi tutti al 50%, perché? Perché questo signore prima aveva un negozio dove vendeva appunto tutte le lampade di sale, tutti i prodotti biologici, comunque tutte queste cose qua, aveva anche l'angolo di puro bio, aveva proprio lo stand di puro bio, però ha chiuso il suo negozio, ha chiuso questo negozio e ha tenuto solo la libreria, quindi ha fatto un angolino in libreria con queste poche cose rimaste dell'altro negozio e le ha messe tutte al 50%, e quindi niente, voglio andare a prendere due o tre cosine che mi servono, le pago la metà, e niente, poi se compro qualcosa comunque dopo vi faccio vedere tutto, noi ci aggiorniamo dopo. Ecco, mi sono appena tornata a casa, sono stata in un negozio e ho comprato alcune cosine, ho comprato due o tre prodottini, sì forse tre, di puro bio, adesso ve le faccio vedere. Faccio vedere che cosa ho preso, allora ho preso questo pennello per il fondotinta, ideale per fluidi, polveri, compatte o minerali, pennello delle setole piatte e corte che permettono di ottenere una copertura intensa ideale per l'applicazione di fondotinta fluidi, minerali e cipria. Ho preso un numero 03, questo qua costava 17,90, l'ho pagato quasi sui 9 euro e ne ho approfittato perché non mi capita più di trovarlo al 50%.
Vedete, fatto così. Poi ho preso questo fondotinta, sempre di Puro Bio. Questo qua costava pure 15,90, ma l'ho pagato la metà. Questo qua è da agitare prima, c'è scritto anche qua, agitare bene prima dell'uso. Ho preso la colorazione, la 04Y, molto molto liquido, quindi secondo me questo qua è super leggero, poi non lo so perché non l'ho mai preso. Molto molto liquido, infatti boh. Poi l'ho provato sulla mano e si asciuga veramente molto molto in fretta. Quindi secondo me è molto leggero questo qua come fondotinta, poi boh, vedremo, non lo so. Poi ho preso un blush, sempre di Puro Bio. Dopo mi sono ricordata di aver a casa la palette di blush, però vabbè. Questo qua 9,90, quindi anche questo ho pagato la metà, vabbè, con la scusa lo provo, così provo un pochino di prodotti di Puro Bio, perché ne ho sentito parlare benissimo di questi prodotti. Numero 01. Ed infine ho preso questo mascara, però non di Puro Bio, ma questo qua l'ho preso in farmacia, di questa marca qua, Trousse Milano. Questo qua costava sui 16 euro, ma l'ho pagato 3,99, e quindi l'ho voluto prendere. Lo scovolino è fatto così. La farmacista mi ha consigliato questa linea perché mi ha detto che è qualità-prezzo ottima, e quindi niente, visto il prezzo l'ho voluto prendere. E basta, per quanto riguarda make-up non ho preso nient'altro. Poi ragazzi, al Bennett ho preso, che tolgo subito di qua, queste tre piantine aromatiche. Ho preso rosmarino, basilico e salvia, sono le tre che utilizzo un pochino di più. Le ho pagate 1,69 euro l'una. E ho preso anche la terra, ho preso questo qua universale al Bennett, dove ho preso le piantine, però poi sono andata al Lidl perché mia mamma doveva comprarsi due cose lì, e poi ho visto proprio questo qua, terriccio per aromatiche, quindi secondo me questo qua era più indicato per le piantine che ho preso, e quindi ne ho presi due di questi, così questo qua magari lo tengo per altre piante che ho in casa, e queste qua per travasare, queste qua che ho comprato oggi. Alla fine mi sono messa a trapiantare tutte le piante, sono andata a prendere i vasi che avevo in cantina e ho detto lo faccio subito. Spero di aver fatto tutto giusto, non avevo vasi più piccoli, ho usato quelli che avevo già. In realtà volevo cambiare i vasi, cioè oggi volevo comprarli,
perché le ho viste a Bennett quando ho preso le piantine, costavano 5 euro qualcosa l'uno, erano grigi con le foglie bianche disegnate, avevano il sottovaso attaccato proprio al vaso, come quello che ho già per la pianta che ho qua sopra la scala. E mi trovo benissimo, quindi volevo prendere quelli, però non li ho voluti prendere perché ho detto, boh, 15 euro di vasi, ho già i vasi a casa, ecco, uso quelli che ho, quindi non li ho più presi. Adesso io preparo la cena, anche se per la cena è un pochino presto, siccome vogliamo andare a fare un giro in bici in un bosco che c'è qua vicino, ho detto, boh, mi preparo la cena prima, così quando torno poi stasera devo solo scaldare e niente, magari la prepariamo insieme. Sto per preparare la cena e ho detto, ma sì, magari vi faccio vedere cosa preparo, così vi do qualche spunto, ecco, non per insegnare ma per dare magari qualche spunto, qualche idea. Vado a fare la salsiccia al sugo con le patate. Qua c'è mezzo chilo di salsiccia, questa qua è al finocchio, 3 patate, una cipolla e poi utilizzo questa passata di pomodoro ciliegino 100% siciliano. Questa qua l'avevo presa all'MD, poi vedo se usarla tutta o un pochino di meno. E nulla, vi faccio vedere come la preparo. Semplice, adesso faccio cuocere per circa una mezz'oretta, poi vabbè, io controllo quando le patate sono morbide, la carne anche ed è tutto bello saporito, boh, per me è pronto, però più o meno una mezz'oretta. Adesso andiamo a preparare un'altra ricettina, secondo me super sfiziosa. Andiamo a fare il cordon bleu di melanzane. Ci serviranno una melanzana, se siete in due anche più piccola di questa, delle sottilette o comunque formaggio che vi piace, provola, quello che vi piace, prosciutto cotto, farina, pan grattato e 2 uova. Poi se le volete friggere, anche vabbè, l'olio per friggere, ma io queste qua le farò al forno. Infatti le preparo in anticipo e poi stasera le infilo solamente nel forno. Io vado a fare solamente mezza melanzana perché altrimenti sono veramente troppe. Poi le fette sono anche belle grandi. Ho tagliato 6 fette, le ho tagliate in questo modo, quindi usciranno per me 3 cordon bleu. Sono andata anche a togliere la buccia perché io le preferisco senza. Siccome oggi ho più tempo, ma sinceramente è una cosa che non faccio quasi mai, le vado a mettere in uno scolapasta, aggiungo il sale grosso, così le faccio un pochino spurgare della loro acqua. Even if you try, you wouldn't understand it. Maybe something's missing inside of you. Adesso ricopro
proprio nel piatto e metto un peso sopra, metto il barattolo. Adesso le lascio così per una mezz'oretta, 40 minuti. Meglio un pochino di più, però io le lascio una mezz'oretta, 40 minuti. È passata un'oretta, alla fine l'ho tenuto un pochino di più. Ecco qua. Ecco qua l'acqua. Adesso le vado a sciacquare, poi le vado ad asciugare e poi vabbè, dopo poi vi faccio vedere come preparo il cordon bleu. Guess it never hit you. Our conversation takes two, paying it some interest from time to time. Inside all that greatness and all of your adventures, you're all alone. Hold up, baby. I can sit beside you while you're going on about your simple life. Nothing left you thinking that maybe you're not different. Go on, blow up your ego. Your ego. Your undenying, undying ego. Oh, look, here he goes. Stepping on toes with his humble lacking everlasting. Ecco qua i cordon bleu, tra poco li vado ad infornare io a 200 gradi per 20 minuti, poi a metà cottura al giro, altrimenti li potete friggere, sicuramente sono più buoni, però stasera li faccio così. Se non vi piacciono le melanzane, potete utilizzare le zucchine, quelle lì rotonde, quelle lì che solitamente si fanno ripiene e vengono buonissime, quindi potete usare anche quelle. Prima di infornarle aggiungo un filo d'olio sopra, poi dopo ve le faccio vedere cotte. Eccomi, siamo appena tornati a casa, è stato un pomeriggio super super tranquillo, i pomeriggi che amo di più perché mi rilassano tantissimo, a me andare in questi posti, nei boschi, non so, mi rilassa un sacco. Cioè, quando vado in questi posti io stacco proprio la spina da tutto, proprio mi piace veramente tanto. E poi la fortuna è di averlo anche vicino casa, quindi ogni tanto andiamo o a piedi a fare una passeggiata oppure andiamo in bici. E nulla, io adesso vado ad infornare i cordon bleu di melanzane, così poi ve li faccio vedere una volta cotti e poi ci aggiorniamo dopo.
Eccoli qua, appena sfornati. Alla fine li ho cotti, come vi ho detto, 200 gradi per 20 minuti. A metà cottura li ho girati, ma poi ho aggiunto altri 5 minuti di grill per far fare la crosticina. E qua salsiccia al sugo con le patate. Eccomi, scusate, è un pochino buio. Noi abbiamo appena finito di mangiare e a Omar sono piaciute tantissimo le melanzane. Diciamo che è una cosa un po' diversa da fare. Comunque, volevo farvi vedere una cosa che ho comprato all'MD stamattina, perché sono andata con mia mamma, doveva comprare alcune cose. Sono andata nel reparto detersivi ammorbidenti e ho visto questo prodotto. E sto parlando di questo prodotto qua. Questa qua, cascata di glicine inebriante per il bucato, favoloso per i pavimenti. Ragazzi, cioè, io il profumo è una cosa... cioè... il profumo è... non è che ogni volta vi dico profumo di pulito, ma è profumo di pulito, nel senso che... se avete mai usato l'ammorbidente Mon Amour, quello blu, ecco, si avvicina tantissimo. Quando ho letto glicine ho detto, ma... boh, non lo so. Poi ovviamente lì non è che l'hanno usato una volta tornata a casa. Ragazze, cioè, ha un profumo assurdo. Io non l'ho ancora provato, ovviamente, quindi sto parlando solo della profumazione. Però vedete, ha il tappino fatto così, ok, si apre. Praticamente un profumatore per il bucato, oppure si può mettere nell'acqua, nel secchio per lavare i pavimenti. E questo qua, allora... modo d'uso: in lavatrice aggiungere 2 erogazioni direttamente nella vaschetta dell'ammorbidente, 3 erogazioni per profumo extra. Poi per pavimenti e piastrelle 2 erogazioni in 5 litri d'acqua, 3 erogazioni per profumo extra e deodorante per ambiente. Questo qua l'ho pagato 3,99 mi sembra, una roba del genere, non più di 4 euro comunque, e 65 lavaggi 400 ml. Poi, non c'entra niente con il profumatore, ma c'entra con MD. Volevo consigliarvi dei cioccolatini, che ragazze, sono buonissimi. Se vi piace il cocco e se vi piacciono i cioccolatini Raffaello, prendete questi cioccolatini. I cioccolatini sono questi qua e sono incartati singolarmente. Sono così e sono, secondo me, buonissimi. Sì, ne ho appena mangiato uno. Io ve li consiglio, se vi piace il cocco, provateli. Nulla ragazze, chiudo qua questo video. Scusate per la luce del televisore, ma non accendo quella perché mi fa tipo, si vedono poi delle strisce, non lo so. E ho acceso il televisore per fare un pochino più di luce. Niente, io vi saluto. Spero che questo video vi sia piaciuto. Vi mando un bacione grandissimo e ci vediamo al prossimo video.